Che cosa vuol dire che un prodotto è naturale? Pensate di saperlo? Che cosa vuol dire che una sostanza è naturale? Ciao, benvenuti sul mio canale dove esploriamo il lato scientifico di ciò che mangiamo. Per un chimico una sostanza è naturale se da qualche parte nell'universo esiste un processo biochimico, geologico, che la produce. Se io riproduco in laboratorio questa molecola che ho, per esempio, scoperto in una foglia o in un fiore, è ancora una sostanza naturale, per il banale motivo, per noi chimici, che le proprietà di una molecola non dipendono da chi l'ha fabbricata, diciamo così, ma solamente dalla sua struttura. Pensate a tutte le molecole d'acqua che voi bevete tutti i giorni. Hanno tutte la stessa proprietà, è sempre H2O, ma ognuna di queste può essere stata, diciamo, prodotta in un processo chimico diverso, può essere stata prodotta da una respirazione di un animale, può essere stata prodotta da una reazione chimica in un vulcano e chissà da cos'altro. Però, diciamo, ognuna di queste molecole ha esattamente le stesse proprietà. Questo vale anche per qualsiasi altra molecola. Le proprietà di una molecola non dipendono da chi l'ha fabbricata, ma invece dipendono esclusivamente dalla propria struttura. Spesso invece c'è una percezione diversa su che cos'è una molecola naturale. Alcune persone, così inconsciamente, sono portate a pensare che se una molecola è naturale, se hanno in mano un prodotto che c'è scritto naturale, allora vuol dire che proprio quel prodotto lì, quella molecola è stata, diciamo, estratta da una fonte magari vegetale o animale. Questo porta a dei curiosi paradossi, perché, come vi ho spiegato, non necessariamente deve essere così. Pensate quando voi comprate della vitamina C al supermercato. Spesso trovate sull'etichetta delle immagini di agrumi, limoni soprattutto, ma anche aranci. Ci hanno sempre detto che gli agrumi contengono tanta vitamina C. Il punto è che vitamina C negli agrumi non ce n'è abbastanza per poterla estrarre in modo economico. E quindi quando voi acquistate il pacchettino con dentro delle pasticche di vitamina C, state sicuri che questa vitamina C non è stata estratta dagli agrumi, ma è stata sintetizzata in laboratorio, molto spesso a partire dall'amido di mais, che è un prodotto da cui si possono derivare tantissime altre sostanze naturali. Certo, è naturale perché esiste in natura, la vitamina C esiste in natura, per cui quella che io produco in laboratorio è assolutamente una sostanza naturale. Un altro caso che mi piace raccontare è quello del fruttosio. Tutti voi avete presente le confezioni di fruttosio che vedete al supermercato. Sono barattoli o scatole in cui è sempre o quasi sempre disegnata della frutta, dell'uva, delle banane, le mele, perché noi associamo il fruttosio alla frutta, il nome stesso lo richiama. E questo perché il fruttosio è stato chiamato per tanto tempo lo zucchero della frutta. In realtà non è proprio corretto parlare in questi termini, perché tutti i frutti praticamente contengono percentuali diverse di glucosio, di fruttosio e di saccarosio. Quello che è interessante è che la confezione vuole richiamare e magari così suggerire subliminalmente che quel fruttosio lì è stato proprio estratto dalla frutta, quando in realtà nella maggior parte dei casi è prodotto con un processo industriale completamente diverso e molto più a buon mercato. Normalmente si parte, anche in questo caso come nella vitamina C, dall'amido di mais. L'amido viene scisso nelle sue componenti, cioè viene prodotto il glucosio, e il glucosio poi viene ulteriormente trasformato con degli enzimi in fruttosio, che poi viene estratto, asciugato, purificato e messo nelle confezioni. Attenzione che non è una truffa, il fruttosio è fruttosio indipendentemente dalla sua origine, ha le stesse esatte proprietà del fruttosio che noi possiamo trovare nell'uva. Quindi non vi sentiate, diciamo, in qualche modo truffati, non c'è scritto mica da nessuna parte che viene estratto dalla frutta. Siamo noi casomai che dobbiamo riflettere sul significato che diamo al termine naturale, che viene chiaramente sfruttato, a volte secondo me a nostro danno, dal marketing. Per esempio, io ho trovato questo prodotto, fruttosio d'uva. Ecco, il fruttosio d'uva in questo caso è stato veramente estratto dall'uva. L'uva contiene circa il 50% di zuccheri sono composti da glucosio e il 50% di zuccheri sono composti da fruttosio, non c'è praticamente saccarosio. E allora si può estrarre il fruttosio, separando dal glucosio e da tutte le altre componenti, dall'uva e venderlo come fruttosio d'uva. È diverso in qualche maniera dal fruttosio prodotto a partire dall'amido?
No, assolutamente no, ha esattamente le stesse proprietà, è assolutamente chimicamente indistinguibile. Però, come vi dicevo, la differenza sta nel costo di produzione e in effetti questo prodotto viene venduto al 4 volte, 4 volte il costo del normale fruttosio. Se ci sono dei consumatori che vogliono comprarlo, per carità, facciano pure. L'importante è che sappiano che il fatto che venga estratto dall'uva non implica assolutamente nulla sulle sue proprietà. Come abbiamo detto, e continueremo a ripetere in questo canale, le proprietà di una molecola non dipendono assolutamente da chi l'ha fabbricata, diciamo così, o da dove l'ho estratta, ma dipendono esclusivamente, dalla sua struttura molecolare. Quindi, insomma, cerchiamo di riflettere un po' più spesso quando su un prodotto troviamo la scritta natural. Cerchiamo di capire esattamente che cosa vuol dire per evitare di spendere dei soldi inutilmente immaginando che abbia delle proprietà in qualche modo diverse da un altro prodotto che è in realtà esattamente identico. Per oggi abbiamo finito, io e Peter vi salutiamo e se avete delle domande fatele pure nei commenti e arrivederci a una prossima volta. Ciao!